Da Amatrice alle Marche una stessa ferita profonda. A Roma la protesta, la rabbia di chi nel terremoto ha perso tutto ed accusa lo Stato di non avere fatto abbastanza. Io sono 5 mesi che non posso entrare a casa mia, sono 5 mesi che ho le macerie davanti casa. E nessuno sta intervenendo, mezza a 4 metri di neve sulle colline e manca pure i medicinali. È dal 1° settembre che è ancora zona rossa, non riesco a capire insomma come mai ancora 5 mesi, ancora non hanno messo in sicurezza le case, non hanno messo niente. Io avrò diritto di rientrare dentro casa mia? Ce l'avrò sto diritto, me lo date sto diritto? Io ci voglio rientrare e voglio ricostruire con tutta me stessa. Le lacrime sono già state versate tutte. Hanno bagnato le macerie delle case crollate ormai 5 mesi fa da Cumuli, Amatrice, Arquata del Tronto. Rimane solo la rabbia nelle voci delle persone colpite dalla serie di terremoti cominciata l'estate scorsa. C'è chi non sa quando potrà rientrare in casa, chi aspetta ancora le sistemazioni d'emergenza promesse dallo Stato. In tanti hanno anche perso parenti o amici. Sono venuti a Roma, in piazza Santi Apostoli, per gridarla questa rabbia. Abbiamo chiesto un incontro al Parlamento per elencare le cose che non vanno. Quindi chiederemo un cronoprogramma delle attività previste nei comuni interessati, chiederemo lo smaltimento delle macerie perché fino adesso non è stato fatto, perché molta gente, anche le persone che ritorneranno su con le casette, però se non gli ricostruiamo l'indotto economico, queste persone piano piano lasceranno i territori. Quindi noi vogliamo accelerare la burocrazia. Una manifestazione apartitica organizzata sulla rete con il passaparola. 1000 persone, ciascuna con indosso una fascia tricolore, perché oggi qui tutti sono primi cittadini. Vogliamo fatti, non atti, vogliamo delle risposte che devono arrivare puntuali, perché credo che sia una forma di rispetto che loro debbano dare a tutti i cittadini che da 5 mesi a questa parte sono in prima linea e hanno dentro tanto dolore.